una candidatura autorevole, è un appoggio serio e forte dell'UDC, è una persona che la pensa come noi. E riteniamo che sia anche la persona giusta per dare le risposte a questa città che ne ha bisogno, risposte concrete, e che si smetta con polemiche inutili o con scontri del tutto inutili. Ecco, bisogna passare dalla fase delle chiacchiere o comunque degli inutili scontri alla fase della realizzazione delle opere che si devono fare e delle risposte che la gente si aspetta. Ho visto la città dell'Aquila piena di manifesti del candidato del PDL, non mi sembra che ci siano. Cioè, noi, e penso De Matteis farà questo, parleremo all'elettorato del PDL, questo sì, questo ci interessa, l'elettorato moderato che la pensa come noi, e siamo sicuri che ci sarà una risposta da parte degli elettori dell'Aquila nei confronti di De Matteis, che è una persona moderata, uno che ha dimostrato anche nel corso della sua vita politica di essere molto concreto. Questo è quello che faremo, ecco, facendo una campagna elettorale insegna di poche cose poi da fare il giorno dopo. L'accordo sull'Aquila ha delle ripercussioni sulle regionali tra due anni? No, assolutamente no, l'accordo dell'Aquila per noi è importante invece come esperienza che vorremmo ripetere a livello nazionale. Bisogna rimettere insieme le persone di buonsenso, e ce ne sono tante nel nostro paese, che vogliono riportare la politica a fare il proprio mestiere, cioè concretezza, rimettere al centro della politica l'interesse generale del paese, il bene comune e la persona. La persona significa la risoluzione dei problemi che oggi affliggono il nostro paese, occupazione, giovani, fasce sociali deboli, sono queste le questioni che devono essere affrontate. Qui all'Aquila ancora di più, perché ci sono problemi enormi da risolvere. Il rapporto tra UDC e PD? Ma non ci interessa, noi abbiamo un progetto nostro che è quello di costruire un partito di centro che rimette insieme persone che la pensino allo stesso modo. Il male della politica degli ultimi anni è stato aver messo insieme tutto e il contrario di tutto. La cosa non ha funzionato né per i partiti ma soprattutto per il paese. Abbiamo avuto un bipolarismo che ha prodotto risultati nefasti per il paese. Ora le cose stanno cambiando grazie al lavoro che abbiamo fatto noi, stanno cambiando, abbiamo un governo Monti che sta facendo delle azioni dure ma che vanno nel senso necessario per il paese. Quello che vorremmo fare è rimettere insieme nel corso di questi mesi appunto un contenitore, dentro un contenitore politico, gente che la pensa allo stesso modo, quindi democristiani, socialisti, riformisti, gente, cioè, di buon senso, come che serve al paese. Il governo Monti ha approvato la riforma del lavoro con l'articolo 18, come dire, pomo della discordia. In Parlamento che battaglia sarà? Ognuno ci mette la propria faccia in Parlamento. Quello che voglio dire è che è stata fatta una riforma del mercato del lavoro che riguarda ammortizzatori anche per gente che fino ad ora non li aveva, cioè gente che 8 milioni di persone che lavorano nelle piccole aziende italiane che non erano coperti. Riguarda l'immissione dei nostri figli nel mondo del lavoro. Avevamo 41 tipi di contratti diversi, oggi abbiamo un modello, cioè l'apprendistato, ecco, che permette ai nostri figli di arrivare al lavoro in maniera molto più seria e più solida. Noi ci stiamo fossilizzando su un unico aspetto, che è quello dell'articolo 18, che riguarda pochissimi casi, almeno nell'ultimo anno solo 500 casi hanno fatto ricorso all'articolo 18. Però detto questo, noi staremo attenti anche alle esigenze di chi oggi pone questo problema, mi riferisco alla CGIL, al Partito Democratico, e in Parlamento cercheremo di fare quello che abbiamo fatto in questi mesi, una mediazione giusta che è possibile, facendo piccole cose ma non andando a modificare la sostanza di quello che il governo ha fatto. Il Presidente della Repubblica oggi ha detto che l'anno prossimo, a maggio, incontrerà le persone come libero cittadino. L'UDC come si pone l'anno prossimo con l'ingorgo istituzionale delle elezioni e anche della nomina del nuovo capo dello Stato? Io mi auguro che la politica faccia dei passi in avanti in questi mesi nell'approvare una riforma elettorale seria che permette appunto che la riaggregazione per area omogenea dei partiti, che faccia una riforma istituzionale seria, minimale ma seria, cioè mi riferisco a un'idea diversa dei due rami del Parlamento che devono fare cose diverse, alla riduzione del numero dei parlamentari, e che faccia anche una cosa
piccola ma importantissima, la riforma dei regolamenti parlamentari. Ecco, se la politica farà questo, riacquisirà il peso che ha perso. Si vedrà, cioè stiamo parlando del nulla oggi. Noi ci auguriamo che questa esperienza in cui c'è una maggioranza parlamentare a sostegno di questo governo tenga anche per il futuro. Noi riteniamo che sia troppo poco un periodo così di tempo di 5-6 mesi per affrontare le vere questioni che riguardano il nostro Paese, che ci sia bisogno dell'unità delle grandi forze politiche per i prossimi anni. Quindi il nostro auspicio è che si possa andare avanti con questa esperienza. E se il Presidente Monti volesse, potrebbe benissimo, ancora per quanto ci riguarda, continuare a guidare questa una coalizione. Almeno nella prima ora questa alleanza con De Matteis non l'ha vista subito di buon occhio. Ora l'UDC si è ricompattato. No, questo non è vero. Io non ho mai detto che non ho visto di buon occhio questa alleanza. C'era un'indicazione da parte della segreteria nazionale che noi abbiamo rispettato in maniera rigorosa. Siamo qui per fare la campagna elettorale e per affrontare questa competizione non soltanto con lo sguardo rivolto al risultato elettorale, ma soprattutto alla speranza di poter ricostruire una nuova stagione che consegni l'Aquila come era non solo ai cittadini aquilani, ma a tutti gli abruzzesi e a tutti i cittadini italiani. È innegabile che comunque l'UDC qualche frizione interna anche a livello regionale ce l'abbia. In questo nuovo progetto saranno superate anche queste divisioni? Ma guardi, noi siamo impegnati in un appuntamento amministrativo a livello regionale piuttosto complesso, che vede realtà importanti come Montesilvano, Vezzano, L'Aquila, Ortone e altre realtà. Beh, ma è ovvio che come dire, arrivare alla conclusione di questo processo è un elemento faticoso, ma insomma, oggi credo che abbiamo fatto un ottimo risultato e sono certo che anche il risultato elettorale sarà soddisfacente. Per le regionali fra 2 anni, tra PD e PDL, prevarrà questo nuovo progetto politico? Parlo dell'alleanza dell'UDC. Ma noi siamo alternativi già dal 2008, quando ci siamo candidati da soli, siamo andati da soli e al di là dei due grandi blocchi PD e PDL, e oggi vogliamo riconfermare anche in questo passaggio intermedio una nostra peculiarità, che è quella di essere decisi a ricostruire un'area moderata, un'area attenta alla modernità, all'innovazione, al cambiamento non soltanto di facciata ma sostanziale nella capacità amministrativa. Giorgio De Matteis, un ritorno a casa con l'UDC nella sua coalizione? Beh, direi che la presenza dell'UDC, così come delle altre liste, rappresenta un momento fondamentale. Con l'UDC c'è stato un lungo periodo di comunanza di idee che oggi si ricompone ancora una volta su un obiettivo direi estremamente importante, che è la ricostruzione della nostra città, sul quale l'UDC, devo dire, ha avuto un'adesione totale, completa fin dall'inizio, e questo è estremamente piacevole, perché si tratta, oltre che di un partito importante al governo del Paese, si tratta anche di una forza moderata che peraltro consegue insieme a noi quell'obiettivo su questa città di ricomporre il tessuto sociale, dare di nuovo speranza alla città, evitare ormai una conflittualità esasperata dalla quale i cittadini vogliono uscire fuori e uscire fuori da questo isolamento e recuperare una credibilità della quale avevamo perso ormai visibilità. Questo è uno degli obiettivi fondamentali e credo che l'UDC abbia colto appieno questa possibilità. Con l'ufficializzazione dell'UDC si chiudono definitivamente le porte per un ingresso in extremis tardivo del PDL o di quel che rimane del PDL nel suo movimento L'Aquila Città Aperta? Ma io so che il PDL ha un candidato sindaco, il candidato sindaco è l'architetto Properzi, così come c'è il PD che ha un candidato che è il sindaco uscente Massimo Cialente. Mi pare che siano due coalizioni che hanno già concluso il loro iter. Non ho argomenti per poter dire che ci possano essere nel prossimo futuro, immediato o prossimo, nei giorni che verranno, di nuove novità. La coalizione è quella che si è presentata con l'adesione di Adriano Perrotti qualche giorno fa. 7 liste che compongono questa coalizione e non ci saranno ulteriori novità. Ma ci risulta che le pressioni, soprattutto da Roma, le arrivino?
Non credo che le pressioni possano spostare nessuna delle situazioni che si è determinata, mi pare questo senza nulla togliere al PDL o altre forze politiche, per carità, però è evidente che il nostro progetto ha delle caratteristiche ben precise. Su questo progetto ci sono state delle adesioni importanti fin dall'inizio e su queste andiamo avanti. Ci sarà un accordo per il ballottaggio con il PDL? Al ballottaggio abbiamo detto sia il sottoscritto che Cialente che non ci saranno apparentamenti. Cosa importante invece è dire fin da oggi che io guardo con il massimo rispetto e con la massima attenzione all'intero corpo elettorale. Questo riguarda sia gli elettori del PD e che riguarda anche gli elettori del PDL, oltre che delle altre forze evidentemente, credo che sia importante rivolgersi ai cittadini, quindi i cittadini non sono targati tutti PD o PDL o così come le altre forze politiche, sono invece cittadini dell'Aquila che hanno interesse a che la loro città venga ricostruita e quindi su questo obiettivo credo ci sia una comunanza di intenti che va ben oltre le appartenenze ai partiti, per cui io mi rivolgo già da oggi agli elettori del PD, del PDL, delle forze politiche affinché considerino con grande attenzione ciò che noi abbiamo fatto, e cioè coinvolgere i cittadini senza che abbiano necessariamente una connotazione partitica, politica o di fazione o di coalizione, ma semplicemente perché sono cittadini aquilani, e questo credo sia il grande obiettivo che abbiamo fino ad oggi perseguito.